Il Mar Mediterraneo, culla della nostra civiltà, da tempo immemorabile ha consentito alle popolazioni che si affacciano su di esso di godere delle ricchezze che ha offerto per molti secoli. L'incomparabile bellezza degli ambienti sommersi del mare più bello del mondo lasciano senza parole tutti coloro che sappiano apprezzarli. Falesie ricche di vita, dove gli esseri viventi si contendono ogni più piccola superficie rocciosa, offrono spettacoli straordinari. Questi ambienti, quando mantenuti sani ed integri, permettono l'esistenza e la perpetuazione di molte specie di pesci, che per l'uomo costituiscono anche una risorsa per il sostentamento. Tale esistenza è tuttavia possibile soltanto in presenza di ecosistemi integri, caratterizzati da una estrema fragilità e vulnerabilità. Trascurare l'importanza della tutela degli ambienti sommersi può mettere a repentaglio la biodiversità, vera ricchezza da preservare. Purtroppo è quindi facile alterare i delicati equilibri che hanno consentito l'evoluzione di molte specie presenti soltanto nel nostro mare. Ed è per questo che è necessario il massimo impegno per la salvaguardia dell'elemento che ha favorito nel tempo la qualità della vita di molte generazioni. Purtroppo, nei decenni più recenti, l'uomo ha perduto la consapevolezza dell'importanza del mantenimento della salute degli ambienti marini, eccessivamente sfruttati con ogni mezzo e compromessi con l'immissione di rifiuti di ogni genere. Su tutti, l'ormai onnipresente materiale plastico costituisce la più grave minaccia per la sopravvivenza dell'ambiente marino, oltre che per la salute umana. È infatti noto che attraverso la catena alimentare i materiali plastici sono entrati nell'organismo di ciascuno di noi, costituendo una vera e propria bomba ad orologeria per la salute nostra e delle future generazioni. Le immagini della situazione di molti fondali costieri che stiamo proponendo non costituiscono ormai eccezione, ma la regola di quanto si può vedere
esplorando i litorali costieri. I rifiuti abbandonati sulle spiagge dopo ogni mareggiata sono facilmente visibili da chiunque e purtroppo rappresentano soltanto una parte minima rispetto a quanto si è ormai depositato sul fondo del nostro mare. Il mare, quasi con pudore, nasconde la scellerata trascuratezza di chi lo considera una facile discarica. Per consentire la sua sopravvivenza, ciascuno di noi ha il dovere di promettere l'assoluto rispetto che merita il sacro elemento da cui è nata la vita sul nostro pianeta.